Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi Dialogo che stanno seguendo questa nuova serie, la terza direi, di incontri sul web. Questa sera torniamo, come già fatto in altre volte, in terra di Sicilia per incontrare Sofia Rosano. Ciao Sofia e benvenuta nei nostri appuntamenti. Ciao, buona serata, grazie. Dunque, la nostra ospite è una giovane militante di Trinacria, un'organizzazione giovane, la definirei, e che si pare soprattutto composta da giovani. Poi Sofia ci chiarirà se la nostra impressione è valida. Dunque, parlaci un po' del vostro movimento, quando è stato fondato, qual è stata soprattutto la motivazione che vi ha spinto a questo passo in un mondo, diciamo, di organizzazioni indipendentiste che mi sembra che in Sicilia sia già abbastanza pieno, ce ne siano già parecchi di movimenti autonomisti, indipendentisti. Cosa vi ha dato la spinta per partire con questa nuova avventura? Allora sì, sicuramente siamo un movimento giovane di nascita, costituitosi poco più di un anno fa, ma direi che ormai è composto da soggetti di ogni età, estrazione e anche chiaramente provenienza geografica, dato che comunque ci costituiamo come un movimento regionale. È però vero che forse è una differenza che risulta molto d'impatto con altri gruppi politici che esistono in Sicilia, che comunque noi abbiamo basi molto solide nelle scuole e nelle università, ma non sono gli unici ambiti in cui ci muoviamo. Facciamo anche lavoro di quartiere nei nostri spazi sociali e ci muoviamo dentro coordinamenti regionali, diciamo, più trasversali, come per esempio il movimento NoMuS contro l'occupazione militare in Sicilia. Perché nasciamo, sicuramente nasciamo da un'esigenza di costruire in Sicilia una proposta politica che comunque da una parte metta sicuramente al centro il recupero della nostra storia, la difesa della lingua, la salvaguardia, il riconoscimento della nostra cultura, e dall'altra che comunque non sia, ecco, una proposta, come dire, nostalgica, ma al contrario al passo coi tempi, che sappia leggere le contraddizioni che oggi vive la Sicilia, e quindi l'emigrazione, la disoccupazione, temi come il colonialismo energetico, che diciamo è molto attuale, come per esempio anche quello dell'occupazione militare, ma anche la mancanza di infrastrutture, la privazione del diritto alla salute o del diritto alla salute dell'ambiente. È che diciamo, una volta diciamo, lette queste contraddizioni, costruisce una soluzione che vede nell'indipendenza, diciamo, l'unica via percorribile. Questo un po', queste sono un po' le ragioni, diciamo, dietro le quali nasciamo e perché ci siamo costituiti. Ecco, benissimo. Tu mi hai già in parte anticipato per quanto riguarda la seconda domanda che ti volevo fare. La Sicilia, sappiamo tutti, quantomeno chi si occupa di questi argomenti, che gode di uno statuto di autonomia. Qui si aprirebbe tra l'altro un lunghissimo discorso che abbiamo già fatto anche in altre occasioni con altri ospiti sul come viene applicato, o forse diciamo meglio sul come non viene applicato. Ecco, la vostra proposta parla esplicitamente di indipendenza. Perché avete fatto questo salto, diciamo, di qualità rispetto a molti altri e puntate direttamente sull'indipendenza della Sicilia? Allora, noi parliamo solo di indipendenza della Sicilia. Crediamo che rivendicare l'attuazione dello statuto, diciamo, sia una battaglia persa in principio, non rientra assolutamente nei nostri schemi, nei nostri programmi, ma questo perché l'autonomia è per il processo storico che in Sicilia comunque ne ha caratterizzato la nascita, e quindi, ecco, non ne voglio fare un discorso a priori, il risultato di un grande compromesso con il movimento indipendentista fatto per sedare, diciamo, le richieste di emancipazione e rimanere dentro i confini dello Stato italiano, e quindi, diciamo, nella sua genesi, nella sua nascita, che già di principio
c'è un diciamo, motivo che ci rende impossibile definirci autonomisti. Anche in questo è molto, diciamo, è molto evidente, leggendo lo statuto stesso, che prevede ampi margini di autonomia, con alcuni passaggi che, almeno a mio parere, forse risulterebbero addirittura eccessivi per una regione che comunque si trova all'interno di uno Stato-nazione. Qui mi viene in mente una, diciamo, una frase di uno dei padri fondatori dello Statuto, che era Enrico La Loggia, che appunto disse lui stesso che aveva scritto 100 e toccava a Roma dare 50. Solo che in realtà quel 50 non è mai arrivato, nel senso che molti articoli dello statuto mancano dei decreti di attuazione e comunque diversi contenziosi sull'applicazione di alcune norme ne hanno di fatto depotenziato il contenuto. L'esempio di cui si parla più spesso è, anche per ovvie ragioni, quello dell'autonomia finanziaria. Alla Sicilia spetterebbero, diciamo, tutte le entrate tributarie maturate sul suo territorio e invece, dopo anni di contenziosi con lo Stato, ad oggi non solo la regione non ha più una sua agenzia delle entrate, che è tra l'altro, diciamo, un passaggio abbastanza recente, ma percepisce solo una parte dei tributi che le spetterebbero, che tra l'altro è anche inferiore rispetto a quella che percepiscono altre regioni a statuto speciale che comunque si trovano all'interno dello Stato italiano. Per questo, secondo noi, rivendicare l'attuazione dello statuto e quindi definirsi autonomisti non ha assolutamente senso, cioè significa rivendicare uno statuto che è stato promulgato con lo scopo di non essere attuato e che anzi ha avuto come unico reale scopo quello di spegnere la lotta di liberazione. E per noi al massimo, diciamo, l'esperienza autonomistica, l'esperienza dello statuto è una prova che non esiste proprio un futuro per la Sicilia dentro lo Stato d'Italia. Si è tentato questo passaggio, è stato fallimentare. Questo però non significa che nel caso di altre nazioni senza Stato, come mi viene in mente il recente caso della Corsica, recente nel senso che è un tema, diciamo, abbastanza in discussione in questo momento, l'attuazione dell'autonomia non potrebbe essere un passaggio propedeutico comunque all'indipendenza, mentre per noi è proprio il contrario, cioè l'autonomia è nemica dell'indipendenza. In Sicilia o si è autonomisti o si lotta per una reale emancipazione politica, sociale, economica, soprattutto se diciamo come noi crediamo, si ha l'obiettivo non solo di rompere i legami di subalternità con lo Stato italiano, ma anche quello di attuare una trasformazione in senso sociale delle condizioni della Sicilia, cosa che anche con, diciamo, con ampi margini di autonomia dentro lo Stato italiano non sarebbe ovviamente possibile. Certo, ci troviamo perfettamente d'accordo, e questo riguarda un po' tutte le nazioni senza Stato che seguiamo con questa nostra rubrica e con le nostre pubblicazioni. Dunque, accennavi tu prima che voi siete molto presenti, diciamo, nei temi sociali che riguardano la Sicilia, ovviamente soprattutto il mondo giovanile, e mi riferisco soprattutto alle difficoltà di accesso allo studio, difficoltà di accesso al mondo del lavoro, e di conseguenza l'emigrazione forzata. Ecco, come appunto agite in questo ambito? Effettivamente molte delle nostre campagne e delle nostre rivendicazioni diciamo, sono legate a tutti quei temi che girano, diciamo, tu parlavi prima di emigrazione, e quindi di conseguenza che girano intorno al tema della possibilità di restare in Sicilia, cioè diciamo, a largo campo il diritto alle infrastrutture, ai trasporti, alla sanità, a un'istruzione che sia di qualità e che avvenga in strutture sicure, ma anche un lavoro dignitoso, senza sfruttamento, a poter vivere in un ambiente sano e in generale, appunto, prima di tutti, il diritto a poter scegliere se costruire il proprio futuro nella propria terra o meno. Sono tutte cose che direttamente colpiscono i giovani, perché sono quelli che materialmente si ritrovano a dover decidere se restare in Sicilia o andare via, ma che a loro tempo hanno, diciamo, anche toccato chi ormai è emigrato
o ha comunque scelto di restare, diciamo, pur dovendo accertare i compromessi che le condizioni in cui versa la Sicilia in qualche modo impongono. Il problema dell'emigrazione sicuramente non è recente ed è, come dire, un tema molto sentito qui in Sicilia. Per dire, ogni siciliano, sono abbastanza sicura, ci metterei la mano sul fuoco, ha in famiglia degli emigrati. Non è un problema attuale, come dicevo prima, ma non è un problema che ha mantenuto, si è mostrato uguale nel tempo. L'emigrazione di oggi non è quella di inizio Novecento, ma diciamo sempre, sebbene le forme siano cambiate, il problema comunque, diciamo, persiste. Se prima si emigrava solamente in cerca di lavoro, adesso si emigra anche e soprattutto per cercare, come dicevi, un'istruzione di qualità in università che non si trovano in Sicilia, che sono meglio finanziate e che vengono reputate, classificate come più prestigiose. E questo accade, diciamo, però per le stesse dinamiche che caratterizzavano, per esempio, l'emigrazione del dopoguerra, cioè se prima si emigrava in aree in cui esisteva, si era costruito un tessuto produttivo più forte, adesso si emigra verso università che lo Stato decide deliberatamente di finanziare di più. E questo, diciamo, basta, diciamo, per appurarlo, basta guardare per esempio la distribuzione del fondo di finanziamento ordinario, che è la partecipazione statale alle entrate degli atenei pubblici. Diciamo, guardando banalmente ai numeri e alla distribuzione dei fondi, ci si accorge subito che comunque a un generale definanziamento dell'istruzione da parte dello Stato si accompagna anche la costruzione di un crescente divario tra le università del Nord e quelle appunto siciliane, che chiaramente oltre a perdere finanziamenti continuano anche a perdere iscritti. E io credo che il problema sia proprio, diciamo, nella logica con cui questo viene fatto, cioè quella essere profondamente sbagliata. Le università già più virtuose vengono finanziate di più, quelle meno virtuose sempre meno, e diciamo, in questo sistema di premialità non esiste chiaramente alcuna volontà di colmare un divario, come spesso ci raccontano, ma solo quella di rafforzare alcune regioni a scapito di altre. E quindi questo per quanto riguarda il mondo degli studi, ma chiaramente una volta conclusi gli studi le prospettive in Sicilia non sono tanto migliori, cioè i tassi di disoccupazione, diciamo, sull'isola sono tra i più alti in Europa, soprattutto se guardiamo a quella per esempio giovanile o se guardiamo a quella femminile, e questo spinge sempre di più, diciamo, i giovani, ma appunto non solo, perché a un certo punto si presenta come una questione che può colpirti anche diciamo, in fasi più avanzate dell'età, a dover scegliere di emigrare. E quindi è un problema molto, molto sentito, molto forte qui in Sicilia, anche perché, diciamo, a questo si accompagna chiaramente un'emigrazione sempre, diciamo, sempre costante, che coinvolge le fasce di popolazione più giovani, si accompagna anche un invecchiamento crescente della popolazione, che sta portando soprattutto nell'entroterra dell'isola intere comunità praticamente a scomparire. E questo, diciamo, secondo me, una delle cose anche più gravi è che non comporta solo la perdita di numeri, di economie, di forza lavoro, ma anche e soprattutto la perdita di tradizioni, usi, costumi locali, che di fatto non saranno tramandati alle nuove generazioni che partiranno, costruiranno il loro futuro fuori e non torneranno più. E ovviamente, soprattutto, che è la cosa che, diciamo, ci preme di più, la mancanza di forze che restino in Sicilia per provare realmente a cambiare le cose. E quindi chiaramente questo ci spinge a forzare su questi temi, a lavorarci moltissimo e a renderli centrale nella nostra sia analisi che pratica politica.
Bene, bene. Parliamo adesso dell'impegno, chiamiamolo internazionale, della vostra organizzazione. Nei mesi scorsi avete organizzato un interessantissimo convegno a Palermo con la presenza di molti movimenti europei delle nazioni senza Stato. Poi ho notato che fate spesso trasferte in Corsica, o che siano in Valsusa, cioè dove esistono delle problematiche simili alle vostre. Ecco, come si è sviluppato, e poi parlaci un po' anche di quel bel convegno, perché insomma mi sembra importante che sottolineare come un'organizzazione, diciamo, giovane sia riuscita a rendere possibile un incontro a livello europeo di quel genere. Va bene, direi che serve partire da quella che è la nostra analisi un po' delle questioni nazionali in questo momento, che secondo noi in Europa in particolare stanno, ecco, esplodendo con forza. Cioè, oggi più che mai i popoli che lottano per il proprio riconoscimento e la propria autodeterminazione non mancano, diciamo, e la questione in molti di questi casi si configura non solo come un processo di rottura con lo Stato-nazione, ma anche come una proposta di trasformazione sociale. E quindi per questo innanzitutto troviamo interessante anche solo guardare a quello che sta accadendo, ma in realtà è sentirci chiaramente parte di questo, ma appunto dicevo, in realtà secondo noi non è appunto una casualità o un'occasione da sprecare, ovvero quello che vediamo è che c'è un'Europa che si sta opponendo all'unità degli stati nazione, che si sta opponendo alla NATO, al capitale, e questo, diciamo, accade in Europa, anche se chiaramente non significa che le altre lotte di liberazione nazionali e sociali che avvengono ovunque nel mondo non siano importanti, e c'è anche da dire che, diciamo, noi non subiamo la stessa oppressione di altri popoli, ma secondo noi il vero tema è che, diciamo, il vero mostro si trova proprio nel blocco occidentale, nel cuore dell'Europa. È dato che è proprio qui che si sta costruendo una forza rivoluzionaria che contesta i valori, le leggi, i principi su cui si basano gli stati d'azione e la stessa Unione Europea, allora appunto è importante sostenere, accompagnare i processi indipendentisti europei, perché appunto significa costruire insieme una forza che riesce a mettere in discussione e riesce, diciamo, almeno tenta, ecco, di scardinare l'unità degli stati e il loro ruolo nel capitalismo. E quindi queste, diciamo, sono un po' le ragioni per cui noi guardiamo così tanto all'Europa, guardiamo così tanto agli altri movimenti di liberazione che si stanno dando, come accennavi anche prima tu, in tantissime nazioni. È chiaramente un focolaio di ribellione che ha caratteristiche diverse da quelle solite, da quelle, diciamo, viste, sperimentate fino ad ora, e secondo me anche per questo viene spesso frainteso, cioè non è più il sud del mondo che si ribella, ma è nella stessa Europa che esistono volontà trasformatrici. E quindi, insomma, noi guardiamo a questi processi in questo senso, e per questo crediamo che in qualche modo creare rete, sostenersi, ma anche scambiarsi pratiche di analisi, diciamo pratiche politiche, analisi, prospettive, sia molto interessante. Il convegno che abbiamo organizzato in occasione della ricorrenza del Vespro siciliano ha visto la partecipazione di appunto diverse realtà europee, come dicevo prima, dalla più vicina Sardegna alla Corsica, ecco, che sono due isole con cui condividiamo tantissimo
Paesi come la Scozia, nel quale si sta attraversando e ora recentemente, diciamo prossimamente, si tenterà nuovamente un referendum, quindi una pratica appunto, diciamo, una pratica politica che proprio in Europa si sta tentando in tantissime nazioni senza Stato, e alla Catalogna, per la quale ha partecipato la CUP, per esempio, che è un movimento che non solo diciamo fa parte della sinistra indipendentista e lotta per la liberazione nazionale, ma che si definisce anche nettamente anticapitalista e che proprio ne fa un discorso di trasformazione sociale. E, appunto, il convegno per me è stato un po' questo, ho paura di aver scordato qualcuno ora adesso, in realtà spero di no, però dicevo che il convegno è stato un po' questo per noi, un momento di scambio, di confronto, ma anche di riflessione proprio su questo tema, che nell'Europa cuore del capitalismo, nell'Europa cuore dell'Occidente, si stiano costruendo delle forze che possono essere in grado di scardinare appunto l'unità degli stati e il loro ruolo. Questo. Bene, complimenti per il vostro lavoro, complimenti per il vostro impegno anche appunto di contatto con le altre forze europee che si battono per dei principi simili ai vostri. Noi abbiamo, come tutti sanno, una rivista che si chiama Dialogo Euroregionalista e che va un po' proprio in quella direzione, cioè favorire la conoscenza fra i vari popoli delle varie storie, delle varie identità, delle lingue, delle battaglie politiche, proprio per creare una maturazione di tutti questi movimenti e per cercare un'unità di azione che possa appunto scardinare gli equilibri e anche scardinare un po' quell'assetto che noi riteniamo totalmente sbagliato dell'Europa, cioè non più un'Europa di stati-nazione, ma un'Europa dei popoli e delle regioni, delle nazioni che la compongono. Dunque, io direi un'ultima domanda. Ho notato come le vostre grafiche sono estremamente moderne, cioè utilizzate degli strumenti abbastanza moderni di comunicazione, utilizzate molto le reti sociali. Ecco, pensate anche voi che, oltre ovviamente al contatto umano, all'azione sul territorio, sia anche importante creare delle nuove immagini, cioè che l'immagine, diciamo, sia abbastanza importante per il successo di un'organizzazione. Sappiamo che purtroppo viviamo in un mondo di comunicazione e di immagini, quindi proprio per questo penso che abbiate utilizzato questo nuovo modo di comunicazione. Sì, credo che qualsiasi sia il messaggio che un gruppo politico, appunto qualsiasi realtà voglia proporre, ci sia sempre la necessità, ci si ponga sempre l'obiettivo di cercare di arrivare a più persone possibili rendendolo convincente. Ecco, credo che sia un tema che un po' tutti si pongono. Questo chiaramente passa anche dall'aspetto con il quale si presenta il proprio messaggio, ma vabbè, di certo appunto non è una cosa che ci siamo inventati noi, cioè le migliori battaglie politiche hanno avuto una propaganda in qualche modo molto attrattiva. È chiaro che anche noi in questo senso cerchiamo un po' di fare del nostro meglio, come dicevi tu prima, soprattutto oggi, che in cui tutto si muove tramite internet e prevalentemente tramite immagini, soprattutto non più tramite testi, questa diventa una parte sicuramente molto importante, soprattutto poi per quello che riguarda la relazione con i giovani che sono più immersi in questo mondo. E quindi credo che questa parte sia semplicemente parte dell'impegno politico, cioè una cosa, un progetto va fatto bene sotto ogni suo aspetto, e anche in quest'ambito c'è bisogno di sforzarsi per rimanere al passo coi tempi, riuscire a comprendere qual è il modo migliore per fare passare il proprio messaggio, appunto
farlo in questo senso. Una cosa che effettivamente non è facile, devo dire, dato che le tendenze oggi cambiano in fretta, però si ha una grande facilitazione nel momento in cui si è presenti nei contesti, cioè nel momento in cui si è presenti nei contesti universitari, in quelli studenteschi, in cui questo aspetto conta molto, non ci sono particolari difficoltà a riuscire a rendere il proprio messaggio anche, ecco, esteticamente in qualche modo attrattivo. Bene, molto bene. Dunque, io penso che con questo incontro ovviamente non abbiamo dato delle risposte definitive, ma serve per stimolare l'attenzione di chi ci segue proprio su Trinacri e su questi movimenti che stanno nascendo e, devo dire, anche prosperando, nascendo bene e proseguendo bene la loro attività nei vari territori, nelle varie nazioni. Quindi dobbiamo semplicemente invitare tutti coloro che ci seguono a seguire le pagine social, il sito di Trinacria, per rendersi conto di tutto quello che abbiamo presentato in questo breve incontro. E dopodiché non ci resta che ringraziare Sofia per la sua cortesissima partecipazione e salutarla. Grazie Sofia e ciao. Grazie mille a voi per l'invito e buona serata. Dunque, un saluto anche a chi ci sta seguendo e, come al solito, i soliti inviti che rivolgo a tutti loro. Continuate a seguire ovviamente questi incontri, cercheremo di presentarvi sempre dei personaggi e degli ospiti interessanti e degli argomenti interessanti. Seguite anche il nostro canale YouTube, dove potrete iscrivervi, mettere like e ricevere quindi le notifiche su tutti i nuovi filmati che carichiamo. Tra l'altro li trovate raggruppati molto comodamente, tutti gli incontri sul web, da anche delle stagioni precedenti. E per finire, il solito appello, sembrerà ripetitivo, ma insomma è importante: iscrivetevi alla nostra associazione, perché solo così noi potremo continuare la nostra battaglia di indipendenza e di libertà. Una buona sera a tutti e grazie per averci seguito.